Il Covid circola ancora, i numeri non lasciano scampo. In provincia di Belluno si continua a registrare un aumento dei nuovi casi. A rilevarlo è l'ULS Dolomiti nel consueto aggiornamento di inizio settimana sulla situazione epidemiologica, che riporta fra i vari dati anche il decesso di un 89enne che era ricoverato in pneumologia a Feltre. Purtroppo l'incidenza rispetto alla settimana scorsa è aumentata. Registriamo un'incidenza di circa 800 casi su 100.000 abitanti, che sicuramente è inferiore rispetto a quella nazionale che è di circa 900, però è cresciuta avendo più di 500 nuovi casi in una settimana. Questo sta incidendo anche sui nostri ricoveri. Infatti abbiamo circa 30 persone ricoverate in area non critica, di cui metà sono ricoverate non per patologie direttamente correlate al Covid, però comunque occupano una serie di posti letto che invece potrebbero essere utilizzati per altre attività. La stessa cosa riguarda anche la terapia intensiva. Abbiamo 3 pazienti ricoverati, tutti Covid per caso, però stanno occupando 3 box delle nostre terapie intensive. A far paura con la sua alta contagiosità è la nuova variante Omicron 5, ormai prevalente come nel resto del Veneto e del paese. I nuovi casi, fanno sapere dall'ULS, si collocano prevalentemente nelle fasce dai 25 ai 64 anni. Nel frattempo la macchina della sanità non si ferma e considerevole è la mole dei tamponi eseguiti dai vari team dell'ULS, 6.145 quelli realizzati nella scorsa settimana, ai quali si aggiungono quelli fatti dalle farmacie, dai pediatri di libera scelta e dai medici di medicina generale. Un esercito dunque di professionisti al lavoro, gli angeli del Covid, costantemente impegnati nella lotta contro questo nemico invisibile. Rafforzata anche l'attività del Covid Point di Paludi, che dal 4 luglio è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.30. Massima prudenza per non rovinare le nostre vacanze, per proteggere soprattutto le nostre persone fragili.